Allora, eccoci qui a verificare, cioè a far vedere come caricare le formazioni a PES. Sarà un video molto veloce che occuperà pochi minuti. Allora, per prima cosa, setto un attimo PES a finestra in modo che si veda senza problemi. Abbassiamo un po' la risoluzione. Allora, avviamo PES. Qui si apre il booster e tutto quanto. Allora. Prendiamo una partita qualsiasi. Allora, stando qui al menu, andiamo su impostazioni manuali, dati gestionali, carica dati e immagazzinati. Carichiamo la formazione, poi andiamo su copia formazione. Scendiamo giù, prendiamo l'ultima formazione e la portiamo su e la copiamo. Vedete qui c'è il piano strategia A che cambia modulo nel 334 e nel il B è il 5311 più difensivo. Allora, come attivare queste tattiche, diciamo? Allora, si preme l'L2 e io ho settato i tasti X per la strategia A, che è quella offensiva, mentre invece triangolo per quella difensiva. Di base bisogna tenere quadrato e cerchio assieme, che sono pressione e contropiede, che sono fondamentali per difendere e ripartire in modo bene, in modo migliore. E con, vabbè, con la linea arretrata molto alta e la trappola del fuorigioco che si attiva in modo veloce. Quindi queste, se andiamo ad iniziare la partita, devo avere di base, tengo fisso, premo L2, poi premo quadrato e cerchio, vedete che si sono messi e andrò a giocare. Se premo triangolo, vedete questo qui già ha cambiato ruolo da CC a centrocampista esterno destro e vedrete che centrocampista, questo qui Alaba in questo caso, andrà a fare parte dei 5 difensori. Togliendo il triangolo e mettendo la X, invece si va con un'ala sinistra, sempre il centrocampista centrale, un altro centrocampista centrale, una punta, una seconda punta e un'ala destra, quindi abbiamo quattro attaccanti, che è molto utile per recuperare situazioni e tutto quanto, ovviamente con relativi rischi, dato che il difensore centrale destro va a posizionarsi al centrocampo, scalando con il centrocampista destro ad ala. Però è molto utile come cosa. Direi che non c'è granché da dire, più che altro è una cosa molto veloce e bisogna ricordarsi bene i giocatori che vanno spostati, perché nel caso vanno fatti anche dei cambi e meglio farli prima di applicare la strategia, in questo caso. Diciamo non ci interessa più. E niente. Quindi una cosa molto veloce, che può aiutare molto nella buona riuscita delle partite, diciamo. Con questo è tutto e vi saluto.